cerchiamo di raccontare come le pandemie e le epidemie sono state rappresentate nei media, nella letteratura, nel cinema, nell'arte e oggi ci troviamo qui per vedere qual è il racconto fatto attraverso i numeri. Ci è sembrato estremamente interessante mettere a dibattito storici e scienziati. Io credo che sia estremamente interessante perché il contributo degli storici in questa fase può essere rilevante. La nostra storia è caratterizzata da grandi pandemie che hanno causato anche altissimi numeri di morti, però anche in epoca più recente di vere pandemie ne abbiamo avute. La SARS nel 2003, l'H1N1 nel 2009, MERS nel 2013, Ebola nel 2014, Zika nel 2017 e oggi ci tocca Covid. Con Covid ci troviamo anche di fronte a alcune cose assolutamente nuove. A un certo punto dovremo dire quando la pandemia finisce. Siccome Covid diventerà verosimilmente una malattia endemica, questa sarà una scelta di tipo amministrativo e, essendo appunto senza precedenti, non è assolutamente chiaro sulla base di quali parametri dovremo appunto prenderla. Noi di una epidemia vediamo pochissimo. Il virus non lascia traccia. Vediamo solo persone che si ammalano, vanno in ospedale e quindi abbiamo una rappresentazione molto scarsa di quello che è il processo complesso di infezione che ci sta sotto. E nonostante questo dobbiamo provare al meglio possibile a capirci qualcosa per provare a dire qualcosa di sensato. Abbiamo l'incertezza che accompagna i risultati che otteniamo dalle previsioni e questo è un concetto difficile anche da accettare e per questo dobbiamo anche un po' investire del tempo e delle energie per educare alla comprensione dell'esistenza dell'incertezza intorno alle previsioni. Thank you.